La notte del giudizio si ispira ad una storia vera? No, ovviamente. Ma visto come stanno andando le cose nel mondo, la realtà descritta nella saga lanciata nel 2013 non sembra poi così lontana. E questo, diciamolo pure, fa venire i brividi. La saga conosciuta in America come The Purge è pronta per tornare nelle sale con un nuovo capitolo, la prima notte del giudizio, che ci porterà indietro nel tempo, quando tutto è iniziato. Una nuova ondata di brutalità sta per travolgere il grande schermo e per l'occasione noi di Scream Week abbiamo deciso di proporvi 5 storie altrettanto brutali, se non di più, che hanno ispirato il cinema. Lo sfogo è uno strumento politico? È uno strumento psicologico. In Open Water, film del 2003 scritto e diretto da Chris Kentis, una coppia appassionata di attività subacquee rimane bloccata nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, tra meduse, barracuda e squali famelici. La storia del film trae la sua ispirazione da quella di Tom ed Eileen Lonergan, due subacquei statunitensi che nel 1998 sono stati dimenticati dalla loro imbarcazione di appoggio nel corso di un'immersione. I loro corpi non sono mai stati ritrovati, ma nella stessa zona, all'interno dello stomaco di uno squalo, è stata ritrovata una macchina digitale subacquea, cosa che ha fatto pensare al più brutale dei destini. Il film cerca di ricostruire l'orrore vissuto dai due e, va detto, ci riesce molto bene. Ghostface, il letale serial killer protagonista di Scream, la saga horror creata da Wes Craven negli anni 90, è ispirato ad una figura realmente esistita. Danny Rowling, criminale e serial killer statunitense, conosciuto come lo squartatore di Gainesville. Danny Rowling ha confermato l'omicidio e la mutilazione di 5 studenti della cittadina della Florida nell'agosto del 1990, a cui si aggiungono le violenze sessuali su alcune delle sue vittime, un triplice omicidio a Shreveport nel 1989 e il tentato omicidio del padre nel maggio 1990. È stato condannato a morte ed è stato giustiziato tramite iniezione letale il 25 ottobre 2006. The Sacrament. Il film scritto e diretto da Ty West nel 2013 è ispirato al massacro di Johnstown. Il 18 novembre 1978, 913 corpi senza vita, tra cui anziani e bambini, sono stati ritrovati in una colonia agraria fondata in Guyana. Erano tutti membri del Tempio dei Popoli, un culto sviluppato intorno al predicatore statunitense Jim Jones. All'apice della sua follia, Jim Jones ha annunciato alla sua comunità che per difendersi dall'invasione del male era necessario un estremo sacrificio e ha fatto bere a tutti i suoi adepti un cocktail al cianuro. Il reverendo, ritrovato morto con un colpo di proiettile alla testa, è colpevole di quello che è considerato il più grosso suicidio di massa della storia moderna. Gran parte di voi conoscerà Michael Rooker per il ruolo di Yondu in Guardiani della Galassia, ma prima di dedicarsi ai cinecomic, l'attore è stato il protagonista di Henry, Pioggia di Sangue, pellicola del 1986, diretta da John McNaughton e ispirata alla vita del serial killer Henry Lee Lucas. Durante la sua, tra molte virgolette, carriera da serial killer, Henry Lee Lucas ha brutalmente ucciso un numero non meglio precisato di persone. È stato accusato di ben 214 omicidi. Lui ne ha confessati 600. Quelli accertati, però, sono almeno 11. Quanto basta per attribuirgli l'appellativo di serial killer più brutale della storia. La ragazza della porta accanto, il film diretto nel 2007 da Gregory Wilson, si basa su una storia realmente accaduta, l'omicidio della sedicenne Sylvia Likens, morta nel 1965 dopo essere stata orribilmente torturata da Gertrude Banizeschi, dai suoi figli e da alcuni giovani del loro quartiere. Figlia di giostrai, la povera Sylvia era stata affidata alla famiglia Banizeschi in cambio di $20 alla settimana. Dopo il mancato pagamento da parte dei genitori, Gertrude Banizeschi ha iniziato a sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione sulla giovane, fino ad ucciderla. Quello subito da Silvia è stato un vero e proprio martirio. Potete tranquillamente fare le vostre ricerche nel web per rendervene conto. Durante il processo contro la Banizeschi, la lenta tortura e l'assassinio della giovane sono stati descritti dal pubblico ministero come il peggior crimine mai commesso nello stato dell'Indiana. Come potete vedere, il mondo è già abbastanza terrificante così. Non c'è bisogno, quindi, che la notte del giudizio si trasformi in realtà. Lasciamo che rimanga solo un'opera di fantasia e che continui a regalarci quei sani brividi che solo il genere horror è in grado di offrire. La prima notte del giudizio porterà sul grande schermo il primo esperimento fatto dai nuovi padri fondatori d'America per abbassare il tasso di criminalità. Una teoria sociologica che lascia sfogare l'aggressività per una notte in una comunità isolata. Un esperimento destinato a finire
molto male. Diretto da Gerard McMurray, La prima notte del giudizio arriverà nelle nostre sale il 5 luglio. Nel cast troviamo Marisa Tomei, la zia May di Spider-Man Homecoming, questa volta alle prese con una storia decisamente più brutale. Dal vostro Filippo è tutto, continuate a seguire Screen Week iscrivendovi a tutti i canali social e a quello YouTube per altre classifiche horror. Ricorda tutto il bene che porta lo sfogo.